Questo episodio è stato una bomba, è il primo che mi viene qui sotto nei commenti a dire il character design non è bello, la CGI è bruttissima, i modelli glitchano, questo e quell'altro, lo mando a quel paese. Ciao a tutti, io sono Slab e vi do il benvenuto con tanta euforia questa volta in questo nuovo video, analisi, spiegazione, commento e approfondimento, tutto quanto insomma, del nuovo episodio, l'episodio 7 dell'Attacco dei Giganti. Dunque, se non si fosse capito, è stato un episodio figo, mi è piaciuto un botto. Quindi ditemi prima di iniziare la vostra nei commenti e lasciate un mi piacino se questo video vi piace. Dunque, io non voglio perdermi in chiacchiere e voglio iniziare subito, perché in questo episodio, oltre la facciata di ciò che abbiamo visto, si nasconde, raga, un evolversi, no? Della psicologia di alcuni personaggi che questa volta voglio approfondire. L'episodio inizia con Peek che arriva in soccorso di Galliard, che nel frattempo è impanicatissimo contro i demoni, i diavoli di Paradis. Eren nel frattempo fissa Lady Tibur, che muove un attimino gli occhi e fa spawnare dalla terra un altro di quei cristalli, che stavolta è un attimino diverso e assomiglia ad un albero. Eren rimane lì incastrato quando a questo punto arriva Zeke, il gigante bestia, e qui vediamo Levi che, cioè, raga, guardate questo frame e ditemi voi se questo non è un character design figo, inerente molto di più al manga. Cioè, questo è Levi, quel, madonna santa, ma quanto è bello. E lo dico io che, cioè, insomma, non è che io preferisco Mikasa. Quindi Zeke arriva alle spalle di Levi e scena dopo Gabi urla con un fucile in mano dicendo: io ucciderò Eren Yeager. Si torna sul campo di battaglia. Zeke guarda e dice: uccideteli tutti, non ne lasciate andare neppure uno. E dall'altra parte, madonna, i brividi, Levi che guida i suoi soldati e dice: non morite, non morite. Si fionda contro il bestia e si va di sigla. Dopo la sigla siamo nel bel mezzo della battaglia. Falco e Reiner emergono circa, pare come un bocciolo, no? Fuori dalla terra, che contiene appunto il busto di Reiner che è assopito, diciamo così, svenuto, non lo so, e Falco che chiede scusa a Reiner perché si sente comunque responsabile in qualche modo di tutto ciò. Comunque sia, si trova davanti Falco ad una distruzione più totale. Qui c'è una carrellata, c'è una... come si chiama? Piano sequema, non mi ricordo, vabbè. Comunque sia, c'è questa scena dove sembra quasi che siamo noi in prima persona, che voliamo prima attorno a Peek, poi Galliard che schiviamo e fine arriviamo dal bestia. A questo punto la scena si sposta su Peek e Galliard che stanno parlando in generale, mentre Eren prova a mordere il cristallo contenente Lady Tibur, ma si accorge che è uguale a quello di Annie, quindi si spacca la mascella, non c'è proprio niente da fare. Quindi esce dal suo titano, si rilancia e si ritrasforma. Quindi cosa dobbiamo fare? Prendere il fondatore? Uccidere il fondatore? Insomma, abbiamo poco tempo, dice Galliard. Peek invece dice di agire con calma. E qui interviene Zeke, dice: sì, agiamo con calma. Eren adesso non è il mio nemico. Esci fuori, Levi, il tempo è poco. E qui vediamo Levi che guarda un orologio. Dettaglio... che sarà importante forse nella prossima o nelle prossime puntate. Cioè, palesemente, mentre guarda l'orologio, Levi sta sicuramente pensando a quando arriveranno i soccorsi, che arriveranno a fine episodio. In tutto ciò c'è anche l'incontro tra Gabi e Falco e il comandante Magat. La scena si sposta sul porto. La flotta sta arrivando, ma una barca a vela, piccolina, naviga tra queste enormi corazzate militari. E a bordo c'è Armin. Armin che si trasforma, un'esplosione nucleare coinvolge tutta la zona del porto. Mamma mia, i marleyani e anche i giganti di Marley guardano da lontano, sconvolti. Successivamente, prima della metà dell'episodio, raga, episodio proprio denso, cioè siamo tipo quasi anche a metà video forse, ma è denso questo episodio di roba da dire. A questo punto comunque Galliard si vede Mikasa, un altro Ackerman, e ci si fionda sopra, ma colpo di scena. Zeke viene abbattuto da Levi. E quindi vediamo questa scena dove Zeke cade, Levi gli arriva sulla nuca e non è che, sai, lo tira fuori. No, no, prende un esplosivo. Boom! Via così. Sui tetti poi c'è Peek che spara a destra e a sinistra con i cosi di assalto che ha montati sulla schiena.
E qui arriva Sasha che spara a uno di quei soldati, picca e si fionda contro, ma Jean arriva con una delle lance fulmini, gliela pianta in un occhio, esplode. Da dietro arrivano altri soldati che lanciano altri lanci fulmine e Pic, mamma mia, esplode male. Infatti si butta giù dal palazzo e c'è una scena, un frame, dove se non... perché mi sono visto questo episodio tipo 2-3 volte, no? Perché volevo vedere quel dettaglio e mi sembra che ci sia. Cioè adesso se c'è lo state vedendo, Pic con un occhio che salta fuori. Scena che c'è ovviamente anche nel manga. E madonna, cioè siamo a metà episodio. Schede, insomma, middle, e si va subito via. Siamo di nuovo nel porto, insomma, un porto abbastanza distrutto. L'esplosione generata da Armin è molto molto più grande di quella generata da Bertolt a Shiganshina. Infatti spazza via tutto. E qui c'è una scena che è il primo, poi, insomma, argomento di cui volevo parlare o approfondire. C'è Armin che esce dal Titano e dice: e questo è ciò che vedevi, Bertolt. Quando Bertolt si trasformò, diede inizio alla breccia, insomma, nel Wall Maria, a Shiganshina. Quello che, che ha visto, Armin poi comunque è molto cioè, anche lo era anche già prima, ma qui solo dal suo volto, dalle sue espressioni, capiamo che ovviamente non vuole fare ciò che ha fatto. Ma i civili, le mani che spuntano fuori dalle macerie, insomma, non lo so ragazzi, è un cambiamento da parte di Armin, è un'evoluzione del personaggio, è ciò che andava fatto e lo dirà anche dopo. Adesso l'importante è salvare Eren e gli altri, così possiamo dichiarare vittoria, possiamo ritenere conclusa questa missione. E successivamente, proprio scena dopo, altro personaggio cardine, Jean, che sta per uccidere Pic con una lancia fulmine. Falco gli si piazza davanti, fa no ti prego, e Jean spara. Ora, se vi ricordate, nella terza season Jean mi sembra che, sì mi sembrava che aveva esitato, no? Quando Eren stava venendo rapito, a sparare ai colleghi di Kenny. Qui invece, cioè, si vede un po' di quell'esitazione, ma l'obiettivo è quello, bisogna raggiungerlo. Spara, Pic fa fuoriuscire il vapore, quindi Falco vola via, si salva e la lancia anche esplode da un'altra parte. A questo punto Pic esce, sta malissimo, infatti dopo vediamo che ha tipo un buco nello stomaco e piano piano si sta rigenerando, ma ha bisogno di riposo, infatti viene portata via. A questo punto, campo di battaglia, nuovamente Galliard versus Eren. Galliard si fionda verso Eren, gli sta per graffiare la nuca, ma Eren mette il cristallo e vede che Galliard può scalfirlo. A questo momento, insomma, a questo punto, arriva il dirigibile con Angie. Purtroppo non mi ricordo il nome del pilota, perché è difficilissimo, o Young Point, una cosa del genere. E Armin, ovviamente, viene anche citato Erwin qui, bellissimo. Galliard, arrabbiatissimo, dice: se sei col cacchio che vi faccio scappare via, si fionda, ma Mikasa gli taglia le gambe. Galliard cade. Arriva Eren, gli spezza le braccia, praticamente rimane solo il torso, no? E la testa, ovviamente, di Galliard. Eren lo prende come uno schiaccianoci. Gli mette in bocca il cristallo. E beve il sangue di Lady Tibur. Qui c'è la scena dove Eren, con l'occhio di Eren, no? Che si dilata. Ha acquisito il potere del gigante martello. Galliard in tutto ciò: Yamatei, ti prego basta. E invece no, Eren è un diavolo, è un demone. Ragazzi, quella scena è fa venire i brividi, quella scena. Alla visione di tutto ciò, Falco e Gabi non ce la fanno, si lasciano andare. E con delle urla che, raga, fanno venire i brividi, chiamano Reiner. Reiner, ti prego, aiutaci! E l'episodio finisce con Reiner che si trasforma. Quella scena con tipo la corazza che sembra cristallo. È bellissima, con il volto del gigante che assomiglia molto, molto, molto a quello di Reiner. Quella scena. L'episodio si conclude così. E mamma mia, cioè... Davvero, è stato un episodio denso perché si vede il terrore, si vede la paura, si vede l'evoluzione anche di alcuni personaggi a noi molto cari.
Ovviamente poi c'è Zeke, che non sappiamo se sia morto oppure no. Tra l'altro c'è una cosa interessante tra Zeke e Levi, che riguarda un po' la mitologia nordica. Però, a questo punto io vi consiglio, se volete saperne di più, di seguirmi su Instagram, perché in arrivo un progettino molto carino. Mi fermo qui perché non posso dire niente, però andatemi a seguire, perché presto arriveranno succose novità che, se vi piacciono, possiamo portare anche qui sul canale una volta terminato il manga. Lo so che ora vi ho detto un pochettino così, però vi aspetto anche su Instagram, e anzi sono molto contento, cioè seguitemi, fidatevi. E niente ragazzi, questa era la mia analisi, la mia spiegazione. Cioè, registrare questo video è stato bellissimo, non lo so, ditemi anche voi cosa ne pensate. Io comunque tutti i commenti che scrivete li leggo tutti, cerco di rispondere a più persone possibile, anzi grazie anche poi a chi mi scrive su Instagram in direct, rispondo sempre a tutti, lì su Instagram sicuro. E mamma mia ragazzi, cioè non lo so, ditemi la vostra, perché ne voglio parlare anche con voi, no? I prossimi episodi, vabbè, ci aspetta la fine di questa battaglia con l'ipotetica fuga. Chissà se scapperanno o no, vero anime viewer, appunto i nostri eroi oppure no. Vediamo cosa accadrà. Però in generale, no, davvero, cioè ragazzi, è stato spettacolare. Come ho detto anche tipo in una storia su Instagram, questo episodio mi ha ricordato il perché mi piace l'Attacco dei Giganti. Cioè, nonostante il fatto che io abbia letto il manga, la visione di questo episodio è stata bellissima, cioè davvero ho sussultato, sono saltato dal divano, cioè vi giuro, è stato proprio bello. Detto ciò però, io voglio sapere anche la vostra, non vi rubo più tempo perché è stato un video lunghissimo, non pensavo durasse così tanto sinceramente, però sono molto contento, vi aspetto su Instagram e su TikTok, e noi come sempre ci vediamo alla prossima.